al 17, Moneglia Calvarese 16, Rapide Nozzarego Panchina e Atletico Casarza assieme a Sant'Ambrogio Uscio 12, Recco 01 11, via via le altre, chiude Real Deiva con 5 punti. Seconda categoria, girone D, il girone del sabato pomeriggio, big match tra AGV e Burlando, andiamo a vedere poi come è andata con le immagini di Simone Maggi, andiamo a vedere tanto la classifica e i risultati di seconda categoria, girone D come Domodossola. Eccolo qua, AGV Burlando 0-1, Atletico Genova Savignone 0-2, Don Bosco Genova Campi 0-0, Multedo CFFS Poli Suragano 1-4, Olympic Prapalmaro Mele 0-1, Salisolese Pontecarega 0-1, Torriglia Merlino 0-2, riposava il Mignanego, Burlando primo con 17 punti, segue il Polis Uragano con 15, Mignanego 14, Savignone 13, AGV 13, AGV che perdendo sabato in casa vede allungarsi il Burlando e perde momentaneamente la divisa alla capolista. Andiamo a vedere con il servizio di Simone Maggi come è andata appunto il big match tra l'AGV e il Burlando. Nel weekend degli scontri tra le prime in classifica anche la seconda D vive il suo D-Day, è proprio il caso di dirlo perché col Mignanego fermo per il turno di riposo la gara del Grondona tra la GV e il Burlando può consegnare al campionato una nuova capolista. Padroni di casa rimaneggiati che si fanno però subito vivi con Simone Bruzzese, il suo break con tiro verso la porta di Holguín viene vanificato dall'intervento dell'estremo difensore cileno. La risposta arriva direttamente dal piazzato di fascia che lucchetta prima e la difesa locale poi allontanano dalla zona pericolo. Sempre da piazzato ma dall'altra parte arriva l'occasione più clamorosa della prima frazione col centro di Cutri per la testa di Bonazzi. Il volo di Holguín vale almeno metà del prezzo del biglietto, vale soprattutto l'imbarazzino del punteggio e trova ulteriore valore all'ottavo del secondo tempo quando la partita dei calci piazzati si sblocca proprio grazie alla punizione di Conte. La traiettoria beffarda del veterano forse viene leggermente spizzata da Barni, forse no. Il risultato è che il pallone si insacca in rete per il vantaggio repentino ospite. Incassato lo svantaggio, la GV si butta in avanti concedendo il fianco ai contropiedi avversari. Su uno di questi è prodigioso il recupero di Calabretta ad anticipare Scalise. La gara sonnecchia fino agli ultimi minuti quando inizia il forcing degli uomini di Repetti, forcing che porta il nome di San Filippo, il numero 9, prima con un tiro cross spaventa Holguín, poi con questa rasoiata fa la barba al palo sinistro della porta difesa dal cileno, portiere ospite che diventa il man of the match a 5 dalla fine quando chiude per due volte su Bruzzese. Distinto il primo intervento, un autentico guizzo il secondo con cui blinda il risultato. La gara infatti termina qui, il Burlando sale solitario in testa alla classifica, primato da difendere già da sabato prossimo nella gara casalinga contro l'Atletico Genova. La GV, un punto nelle ultime due partite, accoglie la sosta come manna per recuperare gli infortunati e ricominciare la sua corsa verso la vetta. Saltiamo in seconda categoria al girone C, girone della domenica mattina, dove si è disputato il big match tra Galate e San Pietro Arenese. Andiamo a vedere com'è andata. Atletico quarto, Ceppe 1-1, Borgo Crociati, Vecchia Audace, Campomorone 4-2, Galata, San Pietro Arenese 1-2, abbiamo i contributi filmati. Levante PL, San Siro Struppa 2-5, Levante PL che in settimana ha messo alla guida Marcello Crovetto, ex allenatore del Bogliasco dell'Eccellenza. Quindi Levante PL, San Siro Struppa 2-5, San Teodoro Gargiulo, San Bernardino Solferino 1-4, Sesti 2003, Carignano 3-1, Volto 87, Figino 2-0. Riposava lo Sciarborrasca in testa alla San Pietro Arenese assieme al Levante PL che perdendo quest'oggi perde anche la testa della classifica. Sesti 2003 secondo con 15 punti, San Bernardino Galata 14, Carignano Volto 87 11, Borgo Crociati e Cep 10 e chiude il Figino con 4 punti in ultima posizione grazie anche alla rimonta della Vecchia Audace e Campomorone che era ultima classifica ma nelle ultime due settimane ha fatto risultati positivi e ha scavalcato il Figino. Andiamo a vedere il servizio che riguardava Galata San Pietro Arenese. Chi l'ha fatto, Emanuele? Enrico Ficus, Alessandro Spigno. 393-330-9289, mandate i messaggi. Ottava giornata di campionato, al campo sportivo di San Desiderio si gioca una partita che potrebbe rivelarsi crocevia di questa seconda categoria girone C. I padroni di casa del Galata in maglia giallo-nera siedono sulla piazza d'onore della classifica, ma la sconfitta per 3-1 di domenica scorsa contro lo Solferino brucia ancora, i locali cercano un riscatto. Dall'altra parte del campo la San Pietro Arenese in completo nero con banda bianco-rossa vive un momento di grande forma, 3 vittorie consecutive per i ponentini e la determinazione di continuare con questo rullino di marcia. Fischio d'inizio e Galata che fa da subito sua la partita. La botta da lunga distanza di testa impiega Tufina a una fortunosa respinta, la difesa
difesa ospite però non riesce a tener testa a Passerini che raggiunge la palla e devia in porta regalando il vantaggio ai suoi già al quinto minuto di gioco. 1-0 che però è davvero fragile perché dopo 5 giri di lancette la sampdoriana va in rete alla sua prima azione pericolosa. Lo spunto nasce da un corner di Giomelli, Grazzi grida presente da primo palo e la sua incornata sorprende Zamboni. Il match torna di nuovo sulla parità. Episodio da Muviola al minuto 14. Passerini scatta ma la sampdoriana lamenta un fuorigioco. L'azione continua e il numero 10 appena entrato in area viene a contatto con Ilami. Il Galata rumoreggia ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per un penalty. Rivediamo il tutto grazie al moviolone di Enrico Figus. I minuti scorrono e i rossoneri si fanno nuovamente pericolosi con un calcio piazzato di Giomelli. Pintimalli non riesce nella deviazione, Zamboni è comunque attento e allungandosi in tuffo riesce a mettere in angolo. La formazione dell'omonimo quartiere genovese non molla e qualcosa di buono potrebbe nascere da questo cross di Giomelli. Torre di Grazi dal centro e palla che si limita a fare la barba al palo. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-1 ma grazie all'immagine e al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa e più precisamente al 51esimo minuto con un'azione corale del Galata. Passaggio filtrante di Bonica in direzione di Passerini, la mette in mezzo, la sfera attraversa tutto lo specchio della porta ma nessuno capitalizza questa ghiottissima occasione. Padrone di casa Spreconi e la sampdorianese ne approfitta per agguantare il vantaggio con un gol fotocopia al precedente. Calcio d'angolo di Giomelli, la testa di Grazi è sempre calda e con una bella incornata completa la rimonta e porta il risultato sull'1-2. La premiata ditta Giomelli Grazi riesce a essere ancora pungente e costruisce azioni pericolose anche su palla attiva. È il numero 11 a ricevere in area ma il suo tiro è completamente impreciso e la punta non può fare altro che mangiarsi le mani per questa azione fallita. Ci stiamo avvicinando alla fine del match e i padroni di casa provano il tutto e per tutto. Prima Passerini sfrutta una palla vagante dal limite per chiamare Tufina a una respinta pallavolistica. Poco dopo Testa vede l'estremo difensore fuori dai pali ma dalla lunga distanza non riesce a centrare lo specchio della porta. Arriva il triplice fischio, sampdorianese batte Galata per 2-1. Bella vittoria in rimonta e prova di coraggio superata per la sampdorianese. Nulla da fare per il Galata, seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Mangini che domenica prossima affronteranno il Santo Toro Gargiulo. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Cucina sublime, panorama mozzafiato, atmosfera indimenticabile. La Vetta, ristorante e pizzeria per i momenti più belli della tua vita. Assaggia il nostro pesce freschissimo alla brace. Ordina pure piatti raffinati, non ti deluderemo. La Vetta è ideale per trascorrere momenti felici con il tuo partner, ma anche per feste di compleanno, battesimi, matrimoni, occasioni da ricordare. La Vetta è a Pegli in Viale Modugno 62. Chiuso il lunedì, telefono 010 69 70 066. Prenota la tua serata indimenticabile, preventivi personalizzati. Ristorante La Vetta, gastronomia di classe. Da gustare davanti a un panorama incantevole. Una cornice invidiabile alla Marina di Sestri, un bar di classe per tutte le tasche. J-Class, in via Pionieri e Aviatori d'Italia, aperto dalle 7 alle 22 di notte. Colazione con vasto assortimento di croissant, focacce di tutti i tipi, spremute e frullati di frutta di stagione. Ideale per la vostra pausa in relax. Pranzo con solo 13 euro. Piatti tipici regionali e trippe. Pesce fresco alla ligure. Al venerdì lo stoccafisso. J-Class, pronti a stupirvi, sempre. Cinema, bowling, sala giochi, golden casino, area bimbi, negozi per tutte le tasche, bar, ristoranti, aperti sempre. L'imbarazzo della scelta per il divertimento puro. Dove? Ma alla Fiumara ovviamente. Centro commerciale Fiumara, shopping and fun, dove ogni famiglia può divertirsi una giornata intera senza preoccuparsi di nulla ed essere trendy. Fiumara è facile da raggiungere in auto e in treno. Parcheggio gratuito. Vieni a trovarci su Facebook e su www.fiumara.net. Fiumara, shopping and fun, sempre con te. Grazie. Grazie ai 10.000 clienti che anche quest'anno ci hanno premiato come la miglior pizza da sport di Genova. Sosta obbligata. Via Parma 11 Rosso a Pegli. Con 10 pizze, una in omaggio. Anche la più cara. Dal lunedì al venerdì, ogni due pizze, una bibita o una birra in omaggio. Focaccia al formaggio di Recco, farinata, 200 tipi di pizza, tra cui le speciali al farro, con farine integrali, senza glutine. Sosta obbligata e a Pegli in Via Parma 11 Rosso. Telefono 010 69 81039 348 915 52500. Vieni a trovarci, sosta obbligata. Da noi si fermano anche le miss. Far parlare i fiori è un'arte. Noi siamo i migliori artisti di Genova. Il Pitosforo, atelier floreale in via Pavia a Pegli. Matrimoni, compleanni, fiere, eventi, consegne a domicilio. Stile ed essenzialità, la nostra filosofia. Il Pitosforo di Gabriella. Professionisti dell'arte floreale per rendere unici i più bei momenti della vostra vita. Visitate il nostro sito www.ilpitosforo.it. Siamo in via Pavia 1 Rosso, cancello a Pegli. Telefono 010 69 62 137 oppure
349-89-11589. Il Pitosforo, fiore di classe per tutte le tasche. Il profumo delle cose di una volta nelle tue terre. Ristorante Chiara a Savignone, in località Besolagno. Le frittelle con farina di ceci, la pizza e la focaccia col formaggio cotta nel forno a legna. Ma siamo solo all'inizio. Le tipiche trofie con la farina di castagne, l'aroma irresistibile dell'arrosto alla genovese, ma anche carne alla brace per tutti i gusti. Gran finale con il nostro tiramisù. Ricordatevi nei fine settimana la nostra speciale paella. Il Ristorante Chiara vi offre ampi saloni per matrimoni, compleanni e comunioni. Giochi per bambini e parcheggio. Ristorante Chiara, telefono 010 96 77040 a Savignone, località Besolagno. Nelle tue terre, il profumo delle cose di una volta. La vita è fatta di emozioni, vieni a provarle sui potenti kart della pista PG Corse di Roncoscrivia, 15 minuti da Genova, uscita autostrada A7. Prenota un gran premio con gli amici con la prelazione o noleggia il kart singolo a 9 euro. Forniamo la tuta e il casco, mercoledì e giovedì sconto del 20%. Siamo aperti tutto l'anno, anche la sera e con la pioggia. Kart biposto per bambini da 3 a 9 anni. Organizziamo corsi di guida sicura per auto. Pista kart PG Corse di Roncoscrivia, telefono 010 93 50 526 348 677-1690, www.pistaronco.it. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Bene, ieri si è giocata la partita di Coppa Italia in Lega Pro, oggi la Lega Pro ha riposato, siamo andati a seguire l'Entella che ha fatto 0-0 contro la Vicenza, andiamo a vedere il servizio di Giampaolo Pastorino. Signor De Sena della sezione di Ozieri, secondo assistente signor Giglielmi della sezione di Albano Laziale, l'Entella... Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio da Chiavari, è tempo di Coppa Italia, la Coppa Italia di Lega Pro, l'Entella affronta in casa al Vicenza nel triangolare che comprende anche il Monza. Partita che comincia in questo momento, conquista il pallone però Vittiglia, ancora verso Magnaghi, siamo nei 16 metri, ha incrociato bene qua Magnaghi, la prima occasione della gara è la sua. Vediamo cosa fa Troiano, la finta di Sarno, allora ci vuole provare Magnaghi, è una staffilata centrale. Lancia in avanti a cercare Tiribocchi, attenzione a Tiribocchi, un'invenzione delle sue, col pallone alto ha colpito una palla molto difficile l'ex giocatore del Torino. Secondo tempo di Entella Vicenza, va a pescare Argeri, cerca ancora un'altra serpentina Argeri, traiettoria centrale in due tempi Alfonso. Attacca ancora al Vicenza, conclusione sulla quale si è allungato Zanotti. Attacca ancora Padalino, con l'esterno colpo di testa sul fondo di un pericolosissimo Tulli. Tre uomini in barriera per il Vicenza. Parte Sarno, conclusione diretta! Si giocherà in questi ultimi minuti. Qua errore, attenzione... A Guerra riesce ad aprire verso Sarno, conclusione di Sarno, ha colpito male Enzo Sarno. Delia, accanto c'è Sarno, il tocco verso Di Tacchio, carica Di Tacchio col pallone sul fondo e adesso l'Intella insiste. La riconquista però Ballardini che si incrocia con Sarno, poi attenzione ancora Guerra, carica Guerra, riesce a respingere bene Alfonso. Colpo di testa di Guerra che riesce a allargare dall'altra parte. Dove può puntare Sarno, dentro verso Argeri, ancora Sarno, il triangolo tra i due, Sarno, traiettoria centrale e poi non riesce Troiano da due passi a centrare il gol della vittoria proprio al 90esimo. Singlentella, ma Padalino riesce a servire Castiglia, attenzione pallone al limite, Corticchia cerca di arrivarci, Tiribocchi che si scontra con Zanotti che poi in due tempi cattura il pallone. Con Tulli. C'è spazio per il traversone, attenzione a Tiribocchi, dentro l'area non sa chi servire il pallone, poi forse c'è una spinta, calcio di rigore o simulazione? Simulazione per Corticchia che è finito a terra, fiato sospeso qua in tribuna, è arrivato il giallo per simulazione. Insegue il pallone Guerra, sarà ancora calcio d'angolo, l'arbitro dà un'occhiata al cronometro
e guardiamo, no, fischia il triplice fischio tra le proteste del pubblico, l'arbitro non fa battere il calcio d'angolo e allora Entella e Vicenza finisce 0-0. 0-0 giusto, tutto sommato tra Entella e Vicenza. L'Entella ha fatto qualcosina in più ma non è bastato per vincere la gara. Adesso per passare il turno i biancocelesti dovranno vincere a Monza. Bene, per passare il turno dovranno vincere a Monza i biancocelesti. Andiamo invece a vedere in prima categoria quello che poi lunedì con speciale Lega Pro Gianpaolo Pastorino e Simone Maggi vi spiegheranno meglio la dinamica di queste Coppa Italia. Domani alle ore 19 non mancate l'appuntamento con speciale Lega Pro Gianpaolo Pastorino, Simone Maggi. Andiamo a vedere prima categoria, girone A, cambia il vertice, perde la capolista per la seconda volta consecutiva che era il Don Bosco a Valle Crosia, perde proprio contro l'Egino che diventa la nuova capolista. Al Pallare ne approfitta come di questo risultato e balza in testa alla classifica assieme all'Egino. Andorra c'è le Ligure 2-0, Bordighera Sant'Empedio Camporosso 1-1, Dianese Alvenga 1-3, Legino Don Bosco Valente Emilia 2-0, Malare Golfo Dianese 1-2, Matuziana Sanremo Millesimo 2-1, Pallare Baialasso 4-1 e Pietra Ligure Santo Stefano 2005 6-1. Come detto, la classifica vede in testa il Legino e Pallare con 18 punti, segue il Don Bosco Valente Emilia con 16, Bordighera 15, via via le altre, chiude la Golfo Dianese e questo c'è le Ligure dei grandi nomi, ma che si trova in fondo alla classifica che perde oggi ad Andorra per 2-0. Girone D, girone dello Spezzino, anche qua cambio al vertice, perde il Valdaveto, vince il Levi con un punteggio tennistico di 6-2 e balza in testa alla classifica, ma questi sono i risultati. Castelnovese Foce Magrameglia 0-1, Levi United Rebocco 6-2, Marola Quasanta Valdaveto 2-0, Riccole Rondine Mazzetta Candor 0-1, San Pier di Canne Casano 4-1, Sestieri 5 Terre 1-1, Termoli Iomaio Arvezzana 2005 5-2-1 e Vecchio Levanto Real Fiumaretta 1-1. Vincono le prime tre della classifica, quindi anzi vince Levi, perde il Valdaveto, cambia il vertice, il Termo Rio Maier ne approfitta, in coda le cinque terre rimangono ultime con 2 punti e vedono allontanarsi le squadre che potrebbero competere con lei per quanto riguarda la retrocessione diretta. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria girone B, dove abbiamo il contributo firmato e poi con Riccardo Cazzola parleremo anche di questo girone. Abbiamo da dire che il Montoggio Casella probabilmente giocherà ancora 2 partite e poi si ritirerà da questo campionato. Ieri ha perso con onore il presidente, anzi il dirigente Agostino Armanino ci ha appunto telefonato per dirci che la squadra è stata encomiabile, hanno giocato con il cuore in mano, sono stati bravissimi, anche se in settimana non si sono allenati proprio perché il Montoggio Casella con ogni probabilità scomparirà dalla mappa calcistica per questa stagione e si riscriverà forse l'anno prossimo con una denominazione diversa al campionato di terza categoria. Ci sono da mettere a posto delle questioni economiche, ma poi vi diremo tutto sul sito www.dilettantissimo.tv. Claudio Baffico sta raccogliendo appunto l'intervista. Vai Emanuela. Ampi Casassa Amici Marassi 2-3, Bargagli Pegliese 3-0, Cella San Desiderio 0-2, Lito Capigimara Praese 1-1, Ronchese Ruentes 2010 2-0, Rossiglionese Pieve Ligure 1-1 e Santa Tiziana Montoggio Casella 1-0. Anche qua c'è un caso, Ampi Casassa Amici Marassi non è finita 2-3, è stata sospesa all'80esimo sul risultato di 2-3 perché le Amici Marassi stavano conducendo questa gara su un gol fantasma. L'arbitro ha convalidato il gol a favore dell'amicizia Marassi, è stato cercato dai giocatori dell'Ampi Casassa. L'arbitro a quel punto ha deciso di sospendere la partita perché ha estratto il cartellino rosso, pare, per diversi giocatori. Giocatori che poi non sono stati identificati a dire dei dirigenti dell'Ampi Casassa, tanto che non appariva nulla sul referto che è stato consegnato alla squadra di casa. In realtà invece pare che i giocatori siano stati identificati. Anche qua abbiamo un'intervista esclusiva che vedrete sul nostro sito www.dilettantissimo.tv che vi daranno ancora maggiori ragguagli. Comunque con ogni probabilità questa partita andrà a terminare per lo 0-3 a tavolino, ma vediamo la classifica che è la seguente grazie a Marco Bertucci che è in regia. Litre Club Gimora 18 punti assieme al Bargagli, e Bargagli che è al sesto risultato utile consecutivo e arriva a 18 punti, la Ronchese seconda con 15 assieme alla Praese, al Santa Tiziana, al San Desiderio, ma la Praese ha una partita a meno assieme alla Ronchese, quindi in teoria potrebbero essere altre 2 capoliste ipotetiche, vero Riccardo Cazzola, cosa ne dici? Ma direi di sì, purtroppo questa situazione che ci vede una squadra dover riposare ci mette sempre nella condizione di non aver mai le idee chiare sulle varie posizioni in classifica, però chiaramente noi vogliamo fare bene e ce la giocheremo fino in fondo per riuscire a centrare un obiettivo qual è la vittoria del campionato. Ieri peraltro partita importante, andati in vantaggio, poi questo Dodo Veroni riesce a pareggiare un campo che non è un campo
diciamo. Che tutte e due le squadre sono penalizzate quando, nel momento in cui si vanno a giocare in un campo con dimensioni così ridotte. Devo dire che il primo tempo abbiamo forse giocato meglio noi, abbiamo avuto una serie di occasioni importanti che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo fatto un gol che veramente, poi magari lo vedremo nel filmato, sembra un gol da ufficio inchiesta, nel senso che non si è capito bene come questa palla sia riuscita poi a entrare dentro. In realtà è forse stata l'occasione meno limpida, meno importante rispetto a quella. Ma andiamo a vedere il servizio? Sì, di Enrico Figos e Luca Moscariello. Servizio che è Little Club Gimora contro la Praese, 1-1 il risultato finale, quindi Enrico Figus e Moscariello hanno visto per nella partita. Tra l'altro devo dire una cosa su questa partita velocissima, perché un mio collega che lavora con me in studio gioca proprio nel Little Gimora a centrocampo, Enrico Tonello, quindi lo saluto. Che sfortunato. Hai visto? Andiamo a vedere il servizio. Guarda che bello. Il Little Club capolista reduce dalla vittoria a batticuore in rimonta sul Pieve, sempre vittorioso in casa, ospita una Praese di ragazzi terribili. Terzo posto per la squadra di Cazzola, anch'essa imbattuta in campionato. Un rimpallo vinto in area gialla da Veroni libera Rossetti, che calca troppo sulla potenza del mancino, che prende subito quota. 40 secondi dopo Ciglione addomestica su un piazzato dalla tre quarti ed indirizza questo mancino al 7, trovando Pittaluga che deve limarsi le unghie per evitare il vantaggio ospite. Sul corner seguente Praese nuovamente vicina al vantaggio con la testa di Morana corretta in angolo. Direttamente dal rilancio di Caffiera al minuto 13 la coppia centrale di casa Ottazzi Oliviero marca visita per un soffio, Fedri non riesce a stoppare favorendo l'anticipo in uscita di Pittaluga. Ritmo molto fluente in questa fase e 7 minuti dopo Rossetti di testa impegna Caffieri nella deviazione bassa. L'avviso ai naviganti scatta al 24esimo per il padrone di casa con il destro secco di Inania che stampa la traversa, ma 6 minuti dopo alla mezz'ora esatta sugli sviluppi di un corner il destro proprio di Inania trova il tocco di Massa, Pittaluga pasticcia, il padrone di casa protestano per una presunta posizione irregolare del giocatore Praese, ma il vantaggio ospite è cosa fatta. A 5 dal riposo Veroni sfrutta un lungo rilancio ma calibra male il colpo di testa. Il Little parte all'arrembaggio nella ripresa filmata e montata da Enrico Figus con Lorenzani che sbaglia l'impatto aereo su invito da corner di Provenzano. Proteste dei padroni di casa all'11esimo per una trattenuta ai danni di Veroni, ma al 16esimo il patatrack della retroguardia ospite spiana la strada a Veroni che in area palla sul piede prediletto non può proprio fallire. Compasso del mancino aperto verso l'angolo basso e 1-1 fatturato. Neanche 160 secondi dopo, sempre Veroni nelle vesti di assist man su rimessa laterale, serve il neontrato Duman la cui conclusione lambisce il palo ed è questa l'ultima occasione della ripresa. Viene breccato il primo tentativo di fuga del Little Club Gimora al termine di un match piacevolissimo nella prima frazione e più ingessato nella ripresa. La Praese, che ha eccessivamente abbassato il baricentro nella seconda frazione, resta imbattuta, mentre per la squadra di Cristiano Rossetti si tratta della prima gara interna senza i tre punti. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Compatto, spazioso, pratico. Nissan NV200, tuo a tasso zero in 5 anni. Ma... ehi! Svizzero? No, Novi. Nocciolati Novi,
con le superbe nocciole intere delle nostre colline. Novi, il grande cioccolato italiano. Come può il design di un'auto darci sensazioni di guida come queste? Con la leggerezza, con un volante ridotto, con un cruscotto più alto per tenere alto lo sguardo e semplificando per arrivare all'ergonomia pura. Così non ci sarà più distanza tra la superficie della strada e quella della nostra pelle. Voilà. Nuova Peugeot 308. Design for High Sensations. Peugeot. Dormono anche sulla luce del gas. Non hanno ancora cambiato fornitore. Ma va? Lo ZDR invece è passato a Edison. Con sconto facile risparmio il 10% sul prezzo dell'elettricità. Anche questo se lo poteva risparmiare. Chiama l'800 14 14 14 Edison. Ora lo sai che ti conviene. In 15 anni siamo passati dalla Luna a Marte, dalle cassette agli MP3, dalle cabine telefoniche agli smartphone, dal fax all'email, dalla X5 alla X5. L'auto che ha cambiato tutto, cambia tutto di nuovo. Nuova BMW X5, The Boss is Back. Scopritela con la gamma BMW X-Drive il 16 e 17 novembre in tutte le concessionarie BMW. Uniroyal, da sempre il pneumatico pioggia. Unico, inimitabile. Uniroyal, buona pioggia a tutti. Sara oggi si sposa e suo figlio Claudio l'accompagna all'altare. Claudio e Giulia, genitori separati, ma solo per 90 minuti a settimana. Giulia, Melissa, Chiara e Sofia, sposate, ma amanti del mare. Qualunque sia la tua idea di famiglia, c'è una famiglia di auto progettate per te. Ford Max Family, con motore EcoBoost. Ford C-Max, a 16.200 euro. Via San Pier d'Arena 160, rosso, molto rosso. La qualità e l'esperienza costano meno di quello che pensi. Audisio e benvenuto, la tua auto in buone mani. Audisio e benvenuto a Genova in via San Pier d'Arena 160, rosso, molto rosso. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Bene, andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, girone C. I risultati e le classifiche sono i seguenti. Eccoli qua alle mie spalle, Campese Morzoli 0-2. Certosa Golea di Capalis 2-3, Figen Passan Gottardo 1-1, Genovese Borgoratti 7-2, Morangeli Libraccio 4-1, Ponte Decimo Prorecco 2-1, Sori Valletta Lagaccio 4-1 e Via dell'Acciaio Struppa sempre 4-1. In testa qui dal Borzo, te lo aspettavi, Riccardo? Beh, direi di sì, una gran squadra, due grandi giocatori davanti e credo che i presupposti... Sta risalendo il Via dell'Acciaio con Marco Repetto. Cioè, ma anche l'anno scorso mi sembra che da quando era subentrato lui aveva iniziato a inanellare una serie buona di vittorie. Anche adesso, nell'altro paio di risultati utili consecutivi, Ponte Decimo secondo con 19, Genovese 17, risultato a sorpresa di quest'oggi. E probabilmente questo 7-2 della Genovese contro il Borgoratti. Beh, per la dimensione. Sì, per la dimensione sicuramente. Comunque la Genovese ha in squadra dei giocatori che un po' datati, ma sicuramente ancora validi all'altezza di fare un buon campionato. La notizia del giorno, un altro risultato sorprendente, la Figempa che raccoglie il secondo punto contro San Gottardo. San Gottardo che stava facendo bene fino a quel punto. Ma direi che la Figempa è partita con una squadra di giovani, ma credo che piano piano ci siano i presupposti per inserire qualche elemento un po' più esperto e che possa dare un contributo. Chi vincerà la prima categoria girone B?
Praese. Praese. Non ti nascondi dietro un dito e questo ti fa onore comunque. Invece con Davide Palermo, categorie, insomma, tu sei in attesa di una chiamata, speriamo che venga più presto a questo punto. Speriamo, perché mi sto annoiando un po'. Ti stai annoiando. Fuori dallo studio. Magari domenica ti facciamo, se non ti avessero ancora chiamato nessuna squadra, ti facciamo divertire nuovamente. Vieni va bene, mi diverto. A fare i pronostici come Biffia, perché sennò sì. Voglio dire... Biffia oggi, prima della punizione, verità. Punizione di Chiodetti, si è girato da me e ha detto qua fa gol. È vero. È Nostradamus come scala. Bene, noi andiamo a vedere quello che è successo in promozione, però il girone B, perché il filmato della Voltrese è ancora in fase di messa a punto con Simone Maggi, mentre invece abbiamo già pronto l'amicizia Lagaccio con i Di Luni. Quindi andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, girone B, come Bologna, quindi anticipiamo il girone B e andiamo a vedere quello che è accaduto. Baiardo Ceparana 1-0, Amicizia Lagaccio Colli di Luni 2-1, Busella Canaletto 0-0, Don Bosco Spezia Molassana 0-2, Moconesi Serricò 1-3, Ortonovo Camoglia Vegno 2-1, Santa Maria Fontana Buona Little Lerici Castro, 4-2, Taro Sarzana Atletica Liberi 1-0. Sì, noi abbiamo Focevara perché è la vecchia denominazione, sì. Ma in realtà si chiama Lerici Castro. Brava, vedi hai che visto? Sei. Sì, devo farti i complimenti. Sei stata veramente all'altezza della situazione. In testa qui dal Molassana e il Tarro Sassarzana con 22 punti. Segue il Baiardo che ha vinto una partita difficile contro il Ceparana quest'oggi e ha 18. Poi abbiamo il Canaletto e Santa Maria Fontana Buona con 16. Santa Maria Fontana Buona, che pensate, ha fatto 5 risultati utili consecutivi e l'ha portata in posizione di playoff. Ricordiamo che quest'anno i playoff si disputeranno con tra la seconda, la terza, la quarta e la quinta in classifica. L'anno scorso invece soltanto la seconda e la terza potevano accedervi. In coda il Camoglia Avegno è ultimo mestamente con 3 punti, mentre invece il Don Bosco Spezia con i Di Luni. Qua si potrebbe profilare, secondo voi, la possibilità che non si giochi nei playoff, visto che già adesso ci sono 5 punti fra la penultima e la quintultima e siamo soltanto all'inizio del campionato? Direi che è talmente presto per poter già stabilire una situazione di questo tipo. Secondo me c'è tempo per fare in modo che le squadre che in questo momento si trovano nelle ultime posizioni possano riprendersi. Tu cosa ne pensi? Sì, la classifica è ancora corta, però tra l'altro in coda abbastanza lunga. In coda abbastanza, sì, però ci sono 3 o 4 squadre a... In testa, se rimettiamo la classifica con Marco Bertucci, possiamo rivedere appunto che è corta in testa, nel senso che 22, 18, 16, sì. Sì, ma dal Serra Ricò fino all'Ortonovo ancora, sì, con due partite si possono ancora cambiare. Dal Canaletto Athletic, che è l'ultima dei play-out, ci sono solo 6 punti. Esatto, può ancora cambiare molto. Anche perché l'Athletic ha un organico sicuramente... Sì, è quella che sta, tra virgolette, deludendo un po' più delle altre aspettative. Sta partendo oltre misura l'infortunio di Barbaro, che è il portiere titolare. Certo. E quindi probabilmente uno dei motivi è anche quello. So che settimana... mi sembra che abbiano preso un portiere, ora poi ci diranno i dirigenti chi e quale sarà. Noi andiamo a vedere il servizio di Daniele Orlandi e Giovanni Scarsi, che sarebbe lì? Il servizio di Amicizia Lagaccio Colli di Luni. Bravissima. Al Ceravolo di Genova Lagaccio per il 9° turno di promozione B, Amicizia Lagaccio e Colli di Luni sono divise in classifica da 3 punti, rispettivamente 9 contro 6, ma loro malgrado sono unite dallo stesso obiettivo, uscire dalla zona play-out nella quale un inizio di stagione per niente entusiasmante le ha relegate. Amicizia Lagaccio in maglia azzurra, ospiti arancioni. La prima occasione per i padroni di casa, 2 sconfitte per loro nelle ultime 2 giornate. Franceschini è fuori dai pali sulla botta da fuori di Bortolini, ma riesce comunque a controllare la sfera con qualche affanno. Al 17° l'arbitro Grisolla di Savona assegna un calcio di punizione a 2 in area di rigore dopo un tocco di braccio da parte di un difensore. La decisione di assegnare una punizione a 2 in area invece che un rigore appare inspiegabile e su questa azione il Lagaccio trova il vantaggio grazie alla deviazione sotto porta di Balestrino dopo la battuta di Barsacchi. Per attendere una timida risposta del Colli di Luni, 0 vittorie nel mese di ottobre, bisogna attendere il 37° con la sterzata e il destro a giro di Torre che termina largo. Sul finire di primo tempo, materiale per la Moviola, gli ospiti su questo calcio di punizione di Sergian Pietri lamentano la mancata concessione di un calcio di rigore per un presunto fallo di mano da parte di un giocatore in maglia azzurra, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. È l'ultimo sussulto di un primo tempo a dir poco avario di emozioni.
che dà però concrete possibilità alla Gaccio di ottenere i tre punti. La sintesi della ripresa a cura di Daniele Orlandi parte dal minuto 55, quando Barsacchi si ritrova sul destro il pallone giusto e cerca il gran gol da 30 metri, ma la palla va a lato. Ancora alla Gaccio alla ricerca del raddoppio, prima con la botta da fuori di Bortolini, leggermente deviata, che termina a lato, poi con l'incornata di Donati sul calcio d'angolo seguente, che non inquadra lo specchio. Ancora pericolo per i lunigiani al 67esimo, quando la punizione dalla tre quarti di Barsacchi crea problemi a un incerto Franceschini, che smanaccia in calcio d'angolo. La sfida fra i due continua su calcio di punizione. Questa volta Barsacchi sceglie la potenza, ma Franceschini dice ancora di no. Nel momento migliore della Gaccio arriva però l'inaspettato pari ospite. Grande sponda aerea di Cenderelli su un cross dalla fascia e Torre, con una gran girata di sinistro, beffa Corallo, regalando l'1-1 ai suoi. Il pareggio sembra ormai cosa fatta per gli arancioni, ma al 93esimo la Gaccio mette a segno il colpo da tre punti. Di testa Donati coglie la traversa, ma il più lesto a tornare sul pallone è il nuovo entrato Barone, che firma così il 2-1, permettendo alla Gaccio di ottenere una vittoria pesantissima. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, il gol di Barone nel finale ha ridato i tre punti al Lagaccio, tre punti meritati che fanno così uscire il Lagaccio dalla zona calda. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Ready? Start! You are! Start! To! You are! Start! To! To start! Ready? Are! Are! You! To! Start! Are you ready to start? Nel cuore di Elbaro, il cuore di Forfit, Fitness e Wellness Club. L'autentica col formaggio la trovi solo da noi. Sapori di Sori, alla Marina di Sestri Ponente. I nostri piatti prelibati sono cotti al momento. Non ci vuole fretta per gustarli. Mandigli al pesto, taglierini allo scoglio, ravioli al sugo, mezze lune in salsa di noci. E poi pesce alla piastra, fritture, altre specialità. Lo stoccafisso in umido. I nostri impasti sono speciali, senza uova. Dulcis in fundo la mitica torta di mele. Grazie allo staff di Matteo Tomellini, il figlio Simone e la moglie Carla, da Sapori di Sori si mangia benissimo, si spende pochissimo. Telefono 010 65 19 36 79 393 7106 032. Sono ammessi animali. Sapori di Sori, anche le miss amano l'autentica col formaggio. Amleto, bar, caffetteria, pasticceria sul lungomare di Pegli. Da oltre 100 anni continua la tradizione delle nostre specialità. La sfoglia con zabaione, crema o cioccolato. I fagottini di pere, cioccolato, miele e uvetta. La focaccia di patate. Da noi deliziosi pranzi per le vostre pause di lavoro. Apericena, ma anche banchetti per compleanni, feste di laurea, servizi catering per buffet e chef a domicilio per tutta Genova e le riviere. Amleto, lungomare di Pegli 185, telefono 010 69 80 966. Da oltre 100 anni al vostro servizio. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Portala da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena e per tutto l'entroterra Valpolcevera inclusa. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, una traversa di via Filac. Autosincro, telefono 010 644 2344. Cinema, bowling, sala giochi, Golden Casino, area bimbi, negozi per tutte le tasche, bar, ristoranti, aperti sempre. L'imbarazzo della scelta per il divertimento puro. Dove? Ma alla Fiumara, ovviamente. Centro commerciale Fiumara, shopping and fun, dove ogni famiglia può divertirsi una giornata intera senza preoccuparsi di nulla ed essere trendy. Fiumara è facile da raggiungere in auto e in treno. Parcheggio gratuito. Vieni a trovarci su Facebook e su www.fiumara.net. Fiumara, shopping and fun, sempre con te. Grazie. Grazie ai 10.000 clienti che anche quest'anno ci hanno premiato come la miglior pizza da sport di Genova. Sosta Obbligata, via Parma 11 Rosso a Pegli. 200 tipi di pizza, alcune inventate da voi. E poi farinata, focaccia al formaggio di Recco, tutto con ingredienti di primissima qualità. Pizze speciali con farine integrali, farro, senza glutine. Sosta Obbligata è a Pegli in via Parma 11 Rosso. Telefono 010 69 81 039 o 348 915 2500. Vieni a trovarci. Sosta Obbligata. Da noi si fermano anche le miss.
Vuoi noleggiare un furgone, un pulmino 9 posti, una piattaforma, un camion ribaltabile, un'autovettura? Il nome giusto è Scrivi a Noleggi. Siamo in via Marconi 113 a Savignone. Furgoni di tutte le misure, ampia scelta per tutti i mezzi. Prezzi per ogni tasca. Scrivi a Noleggi. Vieni a trovarci, siamo aperti tutta la settimana, disponibili anche sabato e domenica. Scrivi a Noleggi, telefono 348 23 15 945 010 84 44 943. In via Marconi 113 a Savignone. www.scrivianoleggi.com. Nel contesto dello scorcio più bello di Genova, The 1000 in via 5 Maggio 28, un locale accogliente che fa della sua prerogativa la qualità dei prodotti. The 1000, ideale per cene romantiche, anniversari, compleanni e ricorrenze di ogni tipo. Orietto Roberto vi aspettano tutte le sere per una serata indimenticabile. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfeit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Sono arrivate delle notizie in redazione in questo momento. Allora, la partita, andiamo a prima categoria, girone B. Andiamo con la grafica, grazie Marco Bertucci. Prima categoria, girone B come Bologna. Ampicasassa, Marassi, terminata 2-3, anzi terminata sospesa sul risultato di 2-3. Perché? Perché pare che l'arbitro non ci fossero più le condizioni per l'arbitro di condurre in porto la partita, poiché pare che sia stato colpito da un giocatore da Lampi ripetutamente al viso con dei pugni. L'arbitro è andato quindi nello spogliatoio e pare, secondo le nostre informazioni che abbiamo avuto da terzi, che abbia chiesto ai dirigenti di Lampi di far entrare nel suo spogliatoio tutti i giocatori per poter identificare il giocatore che lo ha colpito, cosa che non è avvenuta o è avvenuta in parte, nel senso che i dirigenti di Lampi hanno mandato solo una parte di giocatori, peraltro che non erano neanche entrati nella baruffa. Si esclude l'intervento del portiere, che in un primo momento era stato indicato come colui che aveva colpito l'arbitro, e mentre invece pare che sia un giocatore di movimento. Se entro mercoledì Lampi non fornirà il nome del giocatore che presumibilmente ha colpito l'arbitro, pagherà per tutti con una pesante squalifica il capitano, che era Barone dell'Ampicasassa. Pare che, a detta delle nostre informazioni, che anche il presidente dell'Ampicasassa abbia interceduto in questa movimentata dopo gara e sia stato identificato dall'arbitro come un presunto colpevole. Questo qua sono tutte notizie che abbiamo tramite i nostri corrispondenti che erano al campo. In questo caso anche il dirigente del Ampicasassa è stato interrogato, è stato chiamato in causa, l'abbiamo sentito, e sostiene che lui non ha partecipato a questo tipo di baruffa e che se verrà indicato come uno dei responsabili ritirerà la squadra dell'Ampi da questo campionato, che già dovrà fare a meno del Rapallo Ruentes, probabilmente fra due settimane anche del Montoggio, e dopo questa notizia anche dell'Ampi. Quindi un girone B decisamente decimato, Riccardo. Ma io, guarda, spero proprio che non sia così, al di là che conosco molto bene l'ambiente dell'Ampi, conosco il presidente, e francamente anche a fronte di un torto subito, di una cosa, mi sembra veramente difficile. No, sono tutte notizie ipotetiche. Che possano arrivare a certe situazioni. Sono tutte notizie che noi abbiamo raccolto. Quindi, spero proprio non sia andata così, e spero che l'Ampi domenica, siccome ci giochiamo contro, sia in campo contro di noi e con l'organico francamente. Sicuramente l'Ampi subirà una pesante, non subirà la squalifica del campo, da quanto se le cose fossero andate realmente così, ma una pesante multa sicuramente sì, e qualche giocatore, nel caso in cui non verrà identificato, in questo caso Barone, probabilmente pagherà le conseguenze di quei, perché così prevede il regolamento, Davide. Sì, credo di sì, è comunque una situazione strana, anomala, perché di solito l'arbitro dovrebbe capire in campo cosa avviene e decidere al momento chi sono gli squalificati e chi invece no, non ha commesso i fatti.
purtroppo però una concitata la situazione probabilmente è degenerata, secondo me si è anche spaventato, perché questa può essere una componente interessante per capire come la dinamica delle cose sia andata, e quindi aspettiamo il verdetto, sperando se, anche perché poi bisogna vedere se lui scriverà queste cose qua. Noi sono notizie che noi abbiamo da persone che hanno assistito all'episodio, poi sì. Bisogna vedere se è reale quello che ci è stato riferito o se sono fantasie di quelli che, insomma, non credo, perché le persone sono autorevoli che hanno assistito a questo. No, speriamo che si risolva tutto con uno squalificato probabilmente e con l'Ampi Casassa che possa giocare domenica al meglio contro la Praese. Di Ricky Cazzola, se no un altro riposo, Ricky. No, speriamo di no, proprio no. Messaggi per dire la vostra, 393-330-9289. Emanuela Guerra sta raccogliendo. Sì, adesso questo lo devo leggere, perché un abbraccio ai due mister più belli in circolazione, Andrea Di Somma. Sai che dice che sono belli? Perché avete i capelli e lui no, eh? Vabbè, per questo. Grande mister Palermo, ti rivolgiamo in panchina, il tuo Napoli. Speriamo che a dicembre prendano la punta di due categorie superiori che stanno trattando per giocarci la vittoria, come vuole Patron Tomatis, tifosi dell'Albenga. Ah, perfetto. Questi tifosi dell'Albenga. Complimenti a tutti i ragazzi del Morangeli e soprattutto al suo mister Chiarelli per la bella vittoria sul libraccio di questa mattina. Un tifoso. Forza Argagli, continua così. Complimenti al portiere Kuvagis che ha parato anche un rigore. Sembra che sei quasi un po' mortificata nel leggere i messaggi. Ti vedo un pochino più accesa, ti vorrei. Andiamo a vedere quello che è successo in promozione Girone A, dove anche qui cambio al vertice della classifica. Si giocava alle 17 la partita tra Varazze e Don Bosco, era 1-0 a vantaggio della Rivarolese. Vedo che il Varazze e Don Bosco ha pareggiato per 1-1. Il Taggia continua a mantenere la testa della classifica con 19 punti, ma andiamo a vedere tutti gli altri risultati. Il Cugliano vinceva 2-0 e poi ha pareggiato 2-2 Blue Orange. Sì, Blue Orange Cugliano infatti 2-2, Bragno Ventimiglia 0-2, Campo Morale Santo Alcide Ceriale 0-2, Calix Boys Lonesi 2-3, San Cipriano Carcarese 1-2, Taggia Albissola 2-0, Varazze e Don Bosco Rivarolese 1-1 e Voltrese Renzano 4-1. Taggia guida con 19 punti, segue la Voltrese e la Lovanesi con 17, Ceriale 16, Albissola Ventimiglia 14, Arenzano Bragno 13, Quigliano 12, Varazze Don Bosco 11, Carlis Boy Blue Orange 9, Carcarese 8, San Cipriano Campomorone 7, chiude la Rivarolese con 6 punti. Qua invece la classifica è molto corta sul fondo, tant'è vero che tra i 9 punti della Carlis Boys e la Rivarolese ci sono davvero tante squadre, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre. Addirittura una vittoria della Rivarolese potrebbe portare in zona play, neanche in zona playoff, proprio fuori dalla zona play out, sì. Quindi una classifica molto corta. È un campionato molto più combattuto rispetto al solito, tu che l'hai frequentato più spesso. Sì, è sempre è diverso sempre dall'altro girone. L'altro è sempre più equilibrato fino all'ultimo, almeno gli altri anni è sempre stato così, e mi sa che quest'anno andremo sulla falsa stessa falsa riga. E qua vedo che in testa, ecco, la sorpresa Taggia che non conosco, poi Voltrese, Loanesi, Ceriale, Albissola, Ventimiglia e Arenzano, sì, sono squadre che fino all'ultimo secondo me proveranno a giocarsela. Lo stesso Bragno secondo me ha potenzialità per arrivare nelle prime cinque. Sotto è ancora da interpretare, da capire, le squadre sono molto vicine. È strano vedere il Campo Morone, ecco, certo, anche io sono in quella classifica lì, perché comunque ne viene da un'eccellenza, l'organico dovrebbe essere sempre lo stesso. Ma abbiamo visto oggi pomeriggio che il problema del Campo Morone probabilmente sta nell'attacco, perché la difesa è quella che è una di quelle meno perforate. Esatto, sì. Noi abbiamo seguito appunto Voltrese contro Arenzano, Simone Maggi il nostro corrispondente, e il servizio è pronto. Tempo di big match al San Carlo di Voltri, dove l'11 di Navone è un rullo e compressore con un solo pareggio e ben 5 vittorie, 5 come gli indisponibili per Mister Podestà e il suo Arenzano. Alle assenze già conclamate della vigilia, tra le quali quella di Federico Anselmi, si aggiunge all'ultima ora quella pesantissima di Lollo Anselmo, colto da un attacco febbrile. Un Arenzano che lontano dal Gambino ha vinto una sola volta la prima di campionato e che cerca di cancellare questo dato con un avvio di gara di quelli importanti. È solo il quinto minuto infatti quando Guerrieri scalda i guantoni di Valdi con questa punizione che chiama subito in causa il portiere ex Estrese. L'estremo difensore locale nel bene e nel
nella cattiva sorte, perché quando l'orologio marca 11 sul cronometro, il lungo lancio proprio del numero 7 non viene intercettato, con la sfera che rimane sui piedi di un incredulo Ventura. Il giovane numero 10, classe 1992, sentitamente ringrazia e realizza comodo comodo la rete del clamoroso vantaggio ospite. La Voltrese reagisce immediatamente, sono i calci piazzati l'armi in più dei giallo-blu, su uno di questi svetta a centrare a Bruzzone, Imbesi veste i panni di Super Mario e dice di no mettendo in angolo. Dal corner che ne consegue altro colpo di testa, questa volta di Virzi, la zuccata del numero 5 si spegne a lato di pochissimo, è un fuoco di paglia però, perché di qui in poi si gioca a calci e sale il nervosismo. Proprio Virzi viene graziato da Cirio di Savona per un brutto intervento su Chiappori. Allora, per vedere un'occasione bisogna aspettare al 44esimo, ma è quella decisiva, perché Cardillo si trova tu per tu con Imbesi, il suo diagonale a metà tra il tiro e il suggerimento viene deviato in porta in maniera decisiva da Capitan Mantero, che proprio sul suono della sirena riporta in equilibrio le sorti dell'incontro, anzi in disequilibrio, perché al rientro in campo l'Arenzano rimane negli spogliatoi e la Voltrese completa il sorpasso dopo neanche 15 minuti di gioco. Sul corner di Cardillo Termini prende l'ascensore e incrocia sul secondo palo con uno stacco davvero bomber. L'1-2 con l'intervallo in mezzo stordisce gli ospiti, che comunque si buttano in avanti, ma la mezz'ora su un contropiede orchestrato da Cardillo è proprio il numero 10 stesso che va a finalizzare realizzando il gol della sicurezza, che spegne definitivamente ogni velleità di rimonta dei rossoblù e anzi ne certifica il naufragio, visto che prima Mori spreca rientrando dalla sinistra calciando alto. Poi in chiusura di gara arriva anche il punto esclamativo sulla partita firmato da Virzi, che con la specialità della casa consente ai suoi di riavvicinarsi alla vetta e di affossare quella che per la corsa playoff è qualcosa di più che un diretto avversario. Sesta vittoria su 7 a San Carlo per la Voltrese, ora in seconda piazza. Arenzano penalizzato dalle tante assenze. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Una cornice invidiabile alla Marina di Sestri, un bar di classe per tutte le tasche. J-Class, in via Pionieri e Viatori d'Italia, aperto dalle 7 del mattino alle 2 di notte. Apericena per tutte le tue occasioni speciali. Oltre 200 cocktails, anche per i bambini, accompagnati da deliziosi stuzzichini freschi. J-Class è anche enoteca, con i migliori vini nazionali e lo champagne. Siamo al vostro servizio per battesimi, matrimoni, compleanni, feste di laurea e pure divorzi. Menù personalizzati per tutte le tasche. J-Class, per i vostri momenti da ricordare. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Portala da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena e per tutto l'entroterra Valpolcevera inclusa. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, una traversa di via Filac. Autosincro, telefono 010 644 2344. Far parlare i fiori è un'arte. Noi siamo i migliori artisti di Genova. Il Pitosforo, atelier floreale in via Pavia a Pegli. Matrimoni, compleanni, fiere, eventi, consegne a domicilio. Stile ed essenzialità, la nostra filosofia. Il Pitosforo di Gabriella. Professionisti dell'arte floreale per rendere unici i più bei momenti della vostra vita. Visitate il nostro sito www.ilpitosforo.it. Siamo in via Pavia 1 Rosso, cancello a Pegli. Telefono 010 69 62137 oppure 349-89-11589. Il Pitosforo, fiori di classe per tutte le tasche. Focaccellini, la tradizione pegliese per focacce, farinate, torte genovesi, presenta la vetrina delle tentazioni. Torte di verdura, insalate di mare, carpacci, vitel tonné, dolci, tutto per un pranzo o una cena completi. Prezzi da urlo. Per chi ha fretta o è troppo stanco per cucinare, ci pensiamo noi. Piatti fatti in casa con prodotti di altissima qualità, senza dimenticare i vari tipi di pane, pizze speciali, focaccia di Recco. Focaccellini, aperti dalle 7.30 alle 20, sabato e domenica chiuso. Non rinunciare alla comodità e alla qualità. Focaccellini ti attende in via Martire della Libertà davanti alla stazione di Pegli. Eurosystem, concessionario Kärcher a Genova. Soluzioni di pulizia industriale, compressori d'aria, vendita, assistenza e noleggio di idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici e aspirapolvere. Vieni a trovarci presso il nostro showroom in via Morasso 9 a Genova Bolzaneto. Troverai professionalità, esperienza e cortesia al tuo servizio e potrai usufruire del servizio di assistenza tecnica che offre Eurosystem. Visitate il nostro sito eurosystem99.com.
La bellezza è un dono di natura, ma bisogna saperla conservare. Camari, lasciati sorprendere dai risultati. Rimodellamento della figura, ringiovanimento della pelle, percorsi personalizzati per il vostro benessere. Liposcultura senza bisturi, tecnologie all'avanguardia e risultati garantiti. La vostra soddisfazione è il nostro orgoglio. Se non hai la bellezza, con noi la puoi conquistare. Pagamenti per tutte le tasche. Camari, specialisti del vostro benessere. Siamo sul lungomare di Pegli 257 Rosso in via Sestri 22 interno 1. Telefono 010 69 74 930 oppure 010 614 36 41. Camari, scopri il bello che c'è in te. Cucina sublime, panorama mozzafiato, atmosfera indimenticabile. La Vetta, ristorante e pizzeria per i momenti più belli della tua vita. Assaggia il nostro pesce freschissimo alla brace. Ordina pure piatti raffinati, non ti deluderemo. La Vetta è ideale per trascorrere momenti felici con il tuo partner, ma anche per feste di compleanno, battesimi, matrimoni, occasioni da ricordare. La Vetta è a Pegli in viale Modugno 62. Chiuso il lunedì, telefono 010 69 70 066. Prenota la tua serata indimenticabile, preventivi personalizzati. Ristorante La Vetta, gastronomia di classe da gustare davanti a un panorama incantevole. Vuoi noleggiare un furgone? Un pulmino 9 posti, una piattaforma, un camion ribaltabile, un'autovettura? Il nome giusto è Scrivi a Noleggi. Siamo in via Marconi 113 a Savignone. Furgoni di tutte le misure, ampia scelta per tutti i mezzi. Prezzi per ogni tasca. Scrivi a Noleggi. Vieni a trovarci, siamo aperti tutta la settimana, disponibili anche sabato e domenica. Scrivi a Noleggi, telefono 348 23 15 945 010 84 44 943. In via Marconi 113 a Savignone. www.scrivianoleggi.com. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Bene, arrivano dei messaggi circa l'episodio Ampi Casasse, amicizia, amici di Marassi, vuoi leggerli? Sì, buonasera a tutti. Volevo solo far presente che l'arbitro che ieri ha diretto la partita Ampi Casasse, amici Marassi, è stato a dir poco scandaloso. Non sapeva né le regole del gioco né mantenere in campo uno spirito sportivo adeguato. Ha rovinato una partita fischiando 11 minuti prima della fine e dopo aver assegnato un gol inesistente. Vi prego di indagare a fondo perché non ci meritiamo la partita avversa a tavolino, dato che si è inventato scene inesistenti. Ero presente alla gara e non è successo niente di quello che è stato detto. Prego l'AIA di mandare ad arbitrare persone preparate e competenti. Poi arriva un altro sempre. Poi ne arriva un altro che dice, sempre riferito all'episodio, non lo ha colpito nessuno l'arbitro nella partita Ampi Marassi, tanto è vero che in un primo momento l'arbitro che ne aveva espulsi 4 non aveva assegnato il numero legale. Quindi c'è un po' di... è un giallo che si dipanerà giovedì con la sentenza del giudice sportivo. Invece Piero, ex commissario di campo, ti dice forse era meglio dire solo partita sospesa per l'aggressione, seguiranno accertamenti di responsabilità. Sì, si può dire tutto il contrario di tutto. Ringraziamo il commissario di campo per la sua per il suo consiglio. Andiamo a vedere quello che è successo in eccellenza, campionato della la Serie A della Liguria, risultati di classifica, ci sono dei risultati a sorpresa, la San Margheritese che espugna il campo del Ligorna, l'altro risultato a sorpresa, la vittoria della Sestrese sulla Genova Calcio, dopo un match che tu hai seguito. Comunque andiamo a vedere sì. I risultati, poi parleremo con te. Sì, Casarsa Ligure Argentina 2-4, Cogoleto Riva Samba 3-1, Ligorna San Margheritese 0-3, Magra Azzurri finale 1-0, Real Valdivara Cairese 1-1, Sestrese Genova Calcio 2-1, Valle Sturla Imperia 1-2, Veloce Fezzanese 1-3. Anche prova di forza dell'Imperia che va a vincere contro Valle Sturla, è un'impresa perché la Valle Sturla la settimana scorsa aveva vinto in trasferta contro il finale che era la capolista di questo girone e la settimana dopo l'Imperia va a vincere contro Valle Sturla. La San Margheritese che con gli ultimi due risultati utili consecutivi da ultima in classifica con un punto balza in zona play-out quasi fuori con 7 con grazie a due vittorie, col Cogoleto 1 e quella di quest'oggi difficilissima contro il Ligorna. Campionato apertissimo, Argentina che va a vincere contro il Casarsa Ligure, ma questa è la classifica. Magrazzurri primo con 23 punti, Argentina secondo con 20 e Imperia terza con 19. Finale 18, Fezzanese e Ligorna 15, Valle Sturla 14, Cairese 12, Sestrese 11, Genova Calcio, Real Valdivare 9, Cogoleto 8, San Margheritese e Casarsa Ligure 7, Riva Samba 6, Veloce, ultima con 5 punti. Parlavamo del derby tra la Sestrese e la Genova Calcio.
Sì, vittoria sorpresa direi fino a un certo punto però, nel senso che seguendo la Sestrese poi anche abbastanza spesso, comunque io me l'aspettavo una bella prestazione quest'oggi dei ragazzi di Mister Monteforte, infatti è una prestazione ottima che è arrivata, certamente non hanno risolto tutti non i problemi. Non c'era Monteforte in panchina? Non c'era Monteforte in panchina, c'era Perelli, così come non c'era Maisano dall'altra parte. Sì, esatto, erano entrambi squalificati i due mister. Direi che la Sestrese abbia meritato la vittoria nonostante a metà ripresa, e poi lo vedremo, Rossi si sia divorato il gol del pari di testa. Andiamo a vedere quindi il servizio? Andiamo a vedere il servizio. Risultato a sorpresa secondo te? C'è la maglia verde, quindi... sì, però io arrivo dalla parte Genova Calcio, beh, comunque un risultato importante penso per la Sestrese, soprattutto per quello che sta dicendo la classifica. Sì, Genova Calcio l'anno scorso nel finale di campionato eri... alla guida. Ero alla guida, quindi diciamo che la simpatia mia è ancora era lì. Era per la Genova Calcio. Era per la Genova Calcio. Nonostante la maglia verde. Nonostante la maglia verde. Anche perché, diciamolo, forse ero un po' sì. per tutte e due. Andiamo a vedere il servizio di Stefano Sommariva. Con chi eri? Ero con Enrico Ficus. Enrico Ficus. Buon pomeriggio da Borzoli, da parte di Stefano Sommariva ed Enrico Ficus. Va in scena la nona giornata del campionato di eccellenza. La sfida è il derby tra Sestrese e Genova Calcio, una di quelle sfide che vai a cercare. Al momento della stesura dei calendari sarà una sfida ancora più affascinante, visto che entrambe le squadre hanno bisogno di punti. La Sestrese va in completo nero, inusuale per giocare in casa. La Genova Calcio invece col completo bianco-rosso. Si parte con la Sestrese che calcerà sicuramente Gianni Di Pietro. Barriera a distanza regolamentare, va il numero 9 con il destro, pallone che supera la barriera e la grande risposta di Grosso che devia in calcio d'angolo, prima occasione del match. 5 uomini in area, va sbravati con il sinistro, molto tagliato e il colpo di testa, il gol di Rossi che porta in vantaggio la Genova Calcio al 9° minuto di questo primo tempo. Pallone verso Cotellessa, la tocca di prima, il pallone che passa, la conclusione col sinistro, la palla sulla traversa, resta lì poi Di Pietro e il pareggio della Sestrese. Dopo 2 minuti dal vantaggio del Genova Calcio, grandissimo gol di Di Pietro che ha sfruttato la ribattuta della traversa sul tiro di Fili. Perelli va con il destro, respinge Grosso e poi la conclusione di Zito, palla che resta in posizione regolare, Cotellessa e ancora Grosso che fa il miracolo uscendo benissimo su Cotellessa. Poi De Moro cerca di reimpostare l'azione, in realtà spazza via nella zona di Fili, quindi può ripartire la Sestrese, Fili sulla tre quarti, va al cross con il sinistro verso Di Pietro, però va battuto al volo in diagonale, un gol bellissimo di Di Pietro che firma la sua doppietta personale al 30°. Porta in vantaggio la Sestrese, Sestrese 2, Genova Calcio 1. Rossi lamentava un intervento irregolare, palla di Briata verso Perelli, posizione irregolare, Perelli a tu per tu col portiere, Perelli va col destro, respinge Grosso, non è finita, poi Grosso esce benissimo sul numero 10, sventa la minaccia. Fili sempre positivo sulla sinistra, va alla conclusione Fili, pallone che si perde di pochissimo, alto sopra la traversa. 2-1 per la Sestrese, si parte per questo secondo tempo. Raso rientra, va alla conclusione della distanza, Rovetta in tuffo, Memoli la difende, cerca spazio sul sinistro con il suo piede, prova il cross in mezzo che è bellissimo, va al colpo di testa Rossi e qui si mangia letteralmente il gol del pari. Pallone di battaglia sopra verso Merialdo, Merialdo può battere con il sinistro in diagonale, il pallone che si perde sul fondo, battaglia va a puntare Donato. Prova a andargli via, fa un doppio passo battaglia, poi Leto, il neo entrato, cerca di vincere il rimpallo, ci riesce, va a diagonale col sinistro, non c'è Di Pietro all'appuntamento con la sfera, palla sul fondo. Arriva il rinvio di De Moro, ma non c'è più tempo, finisce qui, la Sestrese vince il derby per 2-1 contro la Genova Calcio, decide la doppietta di Di Pietro. Vince 2-1 la Sestrese, il derby contro la Genova Calcio, certamente non sono risolti i problemi per la squadra di Mister Monteforte, ma comunque ha senz'altro meritato la vittoria, avendo creato molte più occasioni rispetto appunto agli ospiti. Arriva dei messaggi? Sì, grandissima partita oggi a Borgioli tra la gloriosissima Sestrese e il nuovo Football Club Genova. Sono due squadre che meriterebbero ben altra posizione di classifica. Saluto a tutti voi, tutti i sostenitori della gloriosa Sestrese. Tra l'altro arriva anche un messaggio che ringrazia Battuclo, nuovo dirigente del San Cipriano. Abbracciamo anche noi Marione con 10 braccia per il suo rientro nel calcio dilettantistico. Sì, poi arriva anche un messaggio per, come dicevamo prima, per la maglia di Davide, grazie mister, è pazzesco come un allenatore giovane e bravo come te non stia allenando una squadra importante, bello il golfino, finalmente stai iniziando a capire come ci si veste, firmato Gazza. Chi è? Gazza. Gazzano sarà. Ah, Gazza. Vabbè, Gazza. Grazie Gazza per il complimento, soprattutto per il golfino. Beh,
Bene, andiamo a vedere l'altra partita che era il big match di giornata, quello tra Magrazzurri contro il finale. All'inizio prima della partita il Magrazzurri era prima con 20 punti, il secondo seguiva il finale con 18. Andiamo a vedere com'è andata con il servizio di Giampaolo Postorino e Andrea Giannotti. Amici di Diretta Antissimo, un cordiale buon pomeriggio da Ponzano Magra. Si sfidano le due prime della classe del campionato di eccellenza, il Magrazzurri e il finale. Le riprese sono di Andrea Giannotti, il commento tecnico di Fabio Minetto. Che tutto sia regolare in area di rigore, fischia in questo momento, parte Chiodetti, il vantaggio del Magrazzurri, la pennellata da parte di Chiodetti, su calcio di punizione, non ha dato speranza a Porta che è rimasto immobile, si sblocca il punteggio a Ponzano al 24esimo del primo tempo, il vantaggio dei padroni di casa grazie al gol su calcio di punizione firmato da Chiodetti. Gioca largo in direzione di Gaggero che va a puntare l'avversario, cerca la corsia Gaggero, arriva un ottimo traversone a cercare Perla, attenzione Edo Capra dentro l'area, si libera di un avversario Capra! Ancora questa iniziativa da parte del Magra, pallone verso Lamioni, conclusione, deviazione e poi incredibile, Chiodetti non riesce a mettere il pallone dentro da due passi, è andata vicinissima al raddoppio il Magrazzurri. Avanti c'è Chiodetti, taglia al campo Lamioni che riesce a servire Musetti, attenzione Musetti salta al portiere e poi la conclusione che finisce clamorosamente sul palo, incredibile contropiede da parte del Magrazzurri con Musetti che aveva saltato Porta. Arriva adesso il duplice fischio, si va negli spogliatoi, Magra 1 finale 0. Inizia il secondo tempo tra Magrazzurri e finale. Ancora Lamioni si accentra, carica la conclusione, una traversa clamorosa su questa esecuzione. Poi ancora Musetti, altro paratone da parte di Porta che poi blocca il pallone. Qua Capra viene tirato giù, brutto fallo di Antonelli, cartellino giallo. Anzi addirittura rosso per Antonelli, esagerata la decisione da parte dell'arbitro Fabiano, che ha esibito direttamente Ross Antonelli per questo fallo su Edo Capra. Subito battuta, attenzione a questa iniziativa di Ferrara, il pallone che viene messo dentro, spinge naturalmente adesso la formazione di Buttu, grande conclusione da parte di Fanelli con la spera che non è poi passata così distante. Io sempre Chiodetti a battere, conclusione direttamente in porta e dallo stesso Porta che riesce a respingere, poi protesta, attenzione doppio intervento forse con la mano da parte di Scalia, protesta il Magrazzurri, protesta anche un po' il pubblico qua di Fede Casalinca sugli spalti, prima di insistere, attenzione ancora Capra dentro l'area di rigore, c'è una traiettoria ancora ribattuta, continua ad insistere al finale, aggressivo in questo pallone dentro e poi non è riuscito a intervenire Capitan Perlo da due passi, il fischietto alla bocca, triplice fischio, vince il Magrazzurri 1-0 contro il finale. Magra che dunque allunga in classifica, ha deciso il calcio di punizione di Chiodetti nel primo tempo, solo nel finale la formazione giallorossa ci ha provato. Facciamo la chiusura col fratello di Piero Buttu qua accanto a me, ha vinto il Magrazzurri, ma insomma i tifosi del finale sono stati encomiabili tutta la partita. Mi dispiace per mio fratello, ma secondo me un pareggio era giusto. Grazie. Bene, bella partita. Beh, direi di sì, questo è sicuramente un calcio che inizia a essere veramente calcio, con giocatori veramente importanti. Io per esempio ho sempre ammirato Capra del finale, che è veramente un giocatore che... Per le capriole o per come gioca? No, per come gioca e poi anche come molto come spesso fa le capriole, perché vuol dire che fa tanti gol, un giocatore tecnicamente forte ma anche con una potenza fisica veramente fuori categoria. A me quello che piace di Capra, che nonostante subisca... Cioè, avete visto che colpo che ha preso? Le attenzioni degli avversari, non ho mai visto protestare, non ho mai visto avere delle reazioni scomposte. Veramente, da quel punto di vista lì, un giocatore che anche a me, che era un difensore, uno che mi fa così, mi farebbe quasi incavolare. È un giocatore vero, diciamo, perché poi sì, i giocatori veri sono così. Le no, prendono, sembra che non lo turbi nulla. Sì, sì, continuano a lottare fino all'ultimo e fino a quando fischia l'arbitro. E questi sono giocatori che ho sempre stimato e ammirato, nonostante i combattimenti che poi
avvenivano in campo. Tra l'altro abbiamo ammirato anche qualche giocatore del Magra Azzurri che ci ha stupito questo giorno, perché chi non lo sapesse ancora, noi dalle 14.15 alle 18.15 abbiamo la trasmissione diretta, dove vediamo i risultati in diretta di tutte le partite, più la partita in diretta che era quella appunto del Magra Azzurri finale. Abbiamo visto il numero 10 del Magra Azzurri, che adesso non ricordo più il nome, che è stato devastante, giocava tra le linee e lo ha... Mi pare Limonti, no, era un giovane, comunque non mi viene il nome, comunque molto bravo Musetti, quindi e lo stesso Chiodetti. Davanti. Poi no, dietro non dimentichiamoci Padoin a centrocampo, ex Spezia. Sì. E secondo me anche dei due difensori centrali molto bravi, di categoria. Sì. Magra Azzurri ha fatto una vittoria molto importante, perché questa è una vittoria veramente importante. Ha meritato, nonostante l'inferiorità numerica che li ha costretti per 30 minuti a tenere testa a un finale, che comunque è un'ottima squadra. E una partita comunque aperta fino all'ultimo, perché abbiamo visto che al 94esimo il finale ha avuto anche l'occasione per pareggiare. E non ce l'ha fatta, però meritata la vittoria del Magra Azzurri. Sì, ai punti sicuramente si può dire che il Magra Azzurri l'abbiamo. È arrivato anche un messaggio: un grande Magra Azzurri, primo in eccellenza, merito di ottimi giocatori e una grande dirigenza con in testa il presidente Gemignani. Magra Azzurri comunque sta facendo bene, siamo contenti anche di essere seguiti a Spezia in questo momento, quindi Spezia che sta facendo bene in Serie B, Magra Azzurri che sta facendo bene in eccellenza, e mentre invece in Serie D, panorama che tra poco andremo a vedere, guida il Vado a pari punti con la Carronese. Te l'aspettavi il Vado neopromosso in Serie D che facesse così bene? Ecco, così bene no, però so che c'è una grande struttura dietro, una grande voglia, professionisti che hanno allestito una buona squadra, un buon gruppo, con Frese che sta facendo molto bene, Battiston il secondo, diciamo che c'è già a Vado, è sempre stata una gran cultura di calcio e credo che potranno dire a loro fino all'ultimo. Non pensavo, ecco, di vederli già adesso primi in classifica a questo livello, perché comunque il salto di categoria, un po' di scotto di solito si dovrebbe pagare. Quindi complimenti ancora di più al Vado. A Vado, a Stefano Sferesia, i tifosi del Vado che ci mandano un messaggio con scritto: per il centenario non è stato menzionato un giocatore che ha giocato un sacco di gare tra il Vado, è stato l'artefice di una delle promozioni dall'eccellenza alla Serie D, e questo giocatore adesso milita ancora lì ed è Johnny D'Asaro, noi lo nominiamo, Johnny D'Asaro, che è un difensore buono per tutte le stagioni. Sì, è vero. Nonostante la sua età, che ormai non è più veneranda. Sì, io ho avuto la fortuna di giocare con lui, no, secondo me l'ha avuta lui di giocare con me, perché era giovane, proprio a Vado qualche anno fa. Quindi anche e lo saluto con simpatia. Di questa gloriosa maglia che quest'anno festeggia il centenario. Sì. Quindi poi andremo al campo a festeggiarlo assieme, Davide. Volentieri. Pubblicità, poi rientreremo appunto con l'ampia pagina della Serie D. Abbiamo il big match tra Lavagnese e Carronese, e il servizio di Alessandro Spignola, prima pubblicità. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Amleto, bar, caffetteria, pasticceria sul lungomare di Pegli. Da oltre 100 anni continua la tradizione delle nostre specialità. La sfoglia con zabaione, crema o cioccolato. I fagottini di pere, cioccolato, miele e uvetta. La focaccia di patate. Da noi deliziosi pranzi per le vostre pause di lavoro. Apericena, ma anche banchetti per compleanni, feste di laurea, servizi catering per buffet e chef a domicilio per tutta Genova e le riviere. Amleto, lungomare di Pegli 185, telefono 010 69 80 966. Da oltre 100 anni al vostro servizio. L'autentica col formaggio la trovi solo da noi. Sapori di Sori, alla Marina di Sestri Ponente. I nostri piatti prelibati sono cotti al momento. Non ci vuole fretta per gustarli. Mandigli al pesto, taglierini allo scoglio, ravioli al sugo, mezzalune in salsa di noci. E poi pesce alla piastra, fritture, altre specialità. Lo stoccafisso in umido. I nostri impasti sono speciali, senza uova. Dulcis in fundo la mitica torta di mele. Grazie allo staff di Matteo Tomellini, il figlio Simone e la moglie Carla, da Sapori di Sori si mangia benissimo, si spende pochissimo. Telefono 010 65 19 3 79 393 71 06 032. Sono ammessi animali. Sapori di Sori, anche le miss amano l'autentica col formaggio.
Eurosystem, i compressori a Genova, compressori industriali silenziati a vite, compressori a pistoni, essiccatori d'aria, accessoristica pneumatica. Vieni a trovarci presso il nostro showroom in via Morasso 9 a Genova Bolzaneto. Troverai professionalità, esperienza, cortesia al tuo servizio e potrai usufruire del servizio assistenza tecnica che offre Eurosystem. Visitate il nostro sito www.eurosystem99.com. Grazie. Grazie ai 10.000 clienti che anche quest'anno ci hanno premiato come la miglior pizza da sporto di Genova. Sosta obbligata, via Parma 11 Rosso a Pegli. 200 tipi di pizza, alcune inventate da voi. E poi farinata, focaccia al formaggio di Recco, tutto con ingredienti di primissima qualità. Pizze speciali con farine integrali, farro, senza glutine. Sosta obbligata è a Pegli in via Parma 11 Rosso. Telefono 010 69 81039 o 348 915 2500. Vieni a trovare. Sosta obbligata. Da noi si fermano anche le miss. Una cornice invidiabile alla Marina di Sestri, un bar di classe per tutte le tasche. J-Class, in via Pionieri e Viatori d'Italia, aperto dalle 7 del mattino alle 2 di notte. Apericena per tutte le tue occasioni speciali. Oltre 200 cocktails, anche per i bambini, accompagnati da deliziosi stuzzichini freschi. J-Class è anche enoteca, con i migliori vini nazionali e lo champagne. Siamo al vostro servizio per battesimi, matrimoni, compleanni, feste di laurea e pure divorzi. Menù personalizzati per tutte le tasche. J-Class, per i vostri momenti da ricordare. Cucina sublime, panorama mozzafiato, atmosfera indimenticabile. La Vetta, ristorante e pizzeria per i momenti più belli della tua vita. Assaggia il nostro pesce freschissimo alla brace. Ordina pure piatti raffinati, non ti deluderemo. La Vetta è ideale per trascorrere momenti felici con il tuo partner, ma anche per feste di compleanno, battesimi, matrimoni, occasioni da ricordare. La Vetta è a Pegli in viale Modugno 62. Chiuso il lunedì. Telefono 010 69 70 066. Prenota la tua serata indimenticabile. Preventivi personalizzati. Ristorante La Vetta, gastronomia di classe da gustare davanti a un panorama incantevole. La vita è fatta di emozioni. Vieni a provarle sui potenti kart della pista PG Corse di Ronco Scrivi a 15 minuti da Genova. Uscita autostrada a 7. Prenota un gran premio con gli amici con la prelazione. O noleggia il kart singolo a 9 euro. Forniamo la tuta e il casco. Mercoledì e giovedì sconto del 20%. Siamo aperti tutto l'anno, anche la sera e con la pioggia. Kart biposto per bambini da 3 a 9 anni. Organizziamo corsi di guida sicura per auto. Pista kart PG Corse di Ronco Scrivi a telefono 010 93 50 526 348 677-1690 www.pistaronco.it. Questo programma è offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta. Undicesima giornata del campionato di Serie D allo stadio Rivoli e la Lavagnese affronta la Caronnese. I varesotti maglia rosso-blu sono attualmente primi in classifica e posseggono contemporaneamente sia la miglior difesa che il miglior attacco. Gli uomini di mister Dagnino nel più tradizionale completo bianco-nero macerano punti da 8 giornate consecutive dopo un inizio un po' sottotono e non vogliono di certo tradire il pubblico di casa. Il signor Francesco Iovine della sezione di Napoli fischia all'inizio della partita. Avvio teso per un'azione pericolosa, dobbiamo aspettare il 27esimo quando Mura riceve palla sul corridoio centrale. Bomba dal limite ma l'attaccante non riesce a centrare lo specchio della porta. Passano 5 minuti e la timida reazione degli ospiti è affidata al destro dalla lunga distanza di Baldan che chiama Parma a una semplice tanto efficace parata in tuffo. Ma è al 33esimo che le sorti del match cambiano. Corno entra in area e cerca di smarcargli con un doppio passo. Avellino prova a sotterrargli la sfera ma il terzino è in ritardo e aggancia il piede dell'avversario. Il direttore di gara non ha dubbi e indica subito al dischetto. Dagli 11 metri il capitano rosso-blu non sbaglia, il suo sinistro spiazza Parma e regala ai suoi il vantaggio. Altro episodio da moviola al 38esimo per un presunto fallo in piena area da parte di Lanini. La Lavagnese rumoreggia ma l'arbitro
non vuole sentire ragioni. Rivediamo le immagini grazie al replay di Mattia Ciafardo. Arriviamo così al 44esimo. La punizione della destra di Dell'Anna trova la testa di Poesio sul secondo palo. La conclusione del locale è però imprecisa e la palla passa alla sinistra del palo. Si conclude sul parziale di 0-1 il primo tempo. Passiamo subito a una ripresa che si preannuncia scoppiettante. Gli ospiti graffiano già al 46esimo minuto con il rasoterra di Guidotti. Parma si allunga in tuffo e respinge in angolo. A botta, risposta dei padroni di casa con Garrasi che serve Currarino. Pregevole tiro con l'esterno sinistro e palla che supera di un non nulla la traversa. I bianconeri ci credono e la loro tenacia viene ripagata al 59esimo minuto. Lo stop di Guidetti in piena area è impreciso e Currarino ne approfitta provando un destro. Di Graci intuisce la traiettoria ma non trattiene il centrocampista, porta risultato nuovamente in parità. Gli ospiti non ci stanno. Parma riesce a disinnescare ottimamente una pericolosa punizione dalla tre quarti sinistra di Moretti e proprio dal corner che ne scaturisce Guidetti chiama lo schema d'angolo. Sansonetti passa nuovamente palla al numero 8 e guardate cosa si inventa il rossoblù, una pennellata che trafigge Parma e che vale l'1-2. Caronese ancora in avanti e ancora vicinissima al gol con un tiro cross di Lanini. Parma è spiazzato ma Avellini è attento, respinge sulla linea e blinda il risultato. Tempo di straordinari per la moviola di Mattia Ciafardo, incursione dalla destra di un lanciatissimo Garrasi. Guidetti cerca di ostacolarlo in tutti i modi e il Lavagnese cade a terra. Anche questa volta il capannello dei bianconeri non riesce a far cambiare idea al direttore di gara. Le richieste per un calcio di rigore non sono accolte. I locali non si perdono comunque d'animo e ci provano all'83esimo con il lungo cross del neoentrato Boggiano. Nicolini prova la zuccata nei pressi del secondo palo ma la palla colpisce all'esterno della rete e con questa azione si conclude la nostra sintesi. Lavagnese 1, Caronese 2. La sconfitta non va proprio giù alla Lavagnese per i presunti errori arbitrali. Domenica prossima i ragazzi di mister Dagnini affronteranno nel derby ligure il Rapallo Bogliasco, mentre invece non sono finite le partite liguri per la Caronese perché nella prossima giornata i rossoblù affronteranno il Vado, una vera e propria sfida al vertice. Bene, andiamo a vedere i risultati della classifica del campionato di Serie D. Guida al Vado e la Caronese, domenica big match appunto tra Vado e Caronese come Alessandro Spigno ci ha anticipato. Albese Rapallo Bogliasco 2-5, Borgosese a Chiavari Caperana 2-0, Chieri Santia 0-0, Dertona Asti 1-1, Lavagnese Caronese 1-2, Sesto Levante Folgore Caratese, esordio di Fabio Fossati in panchina per il Sesto Levante 0-0, Vado Prodro Nero 5-3, Valle d'Aosta Novese 0-0, Verbania Gian Erminio 0-1. Guida la Caronese col Vado a 24 punti, segue Gian Erminio con 23. Seguono via via le altre, Rapallo Bogliasco in zona playoff in coda, chiude la Prodronero, la Folgore Caratese e il Verbania, tutte con 7 punti, uno solo in meno del Sestri Levante. Andiamo a vedere la moviola di Mattia Ciafardo e Alessandro Spigno che riguardano appunto i due presunti rigori non concessi alla Lavagnese. Sul primo secondo me il tocco di mano sembra fortuito, sul secondo sicuramente credo che sia, eccolo qua, questa qua la palla che va a sbattere sul braccio del numero 2 della Caronese. È largo però l'azione è fortuita, mentre invece qua è molto simile al rigore concesso alla Caronese. Qua il giocatore interviene, Garrasi anticipa e tocca la palla, il numero 3 invece prende le gambe, sembra rigore netto. Cosa ne pensi? Dai, io qua avrei dato rigore senza... Mentre invece sulla prima occasione? Sulla prima no, anche se il giocatore, il difensore era scomposto, ma erano molto vicini, quindi secondo me il rigore lì non l'avrei dato. Mentre invece su Garrasi ci poteva stare. Tu invece Garrasi, cosa ne pensi? Assolutamente no, sul primo questo è rigore netto. Rigore tutta la vita? Sì. Invece Sommariva, anche se sei riscarso come giocatore. La penso uguale. È uguale a loro, secondo me primo caso niente rigore, secondo netto. Mentre invece tu che i tacchetti li usi ma per metterli sotto le scarpe... Come... Concordo con voi questa volta. Bene. La Lega Pro, come detto, non ha giocato, ha giocato la Coppa Italia. Abbiamo fatto vedere il servizio di Entella contro Vicenza, 0-0 il risultato finale. Gli ultimi messaggi prima di chiudere la trasmissione. Sì, arrivano dei complimenti per i nostri allenatori, dei saluti. Ne leggiamo uno per mister Ricchi, orgoglioso di far parte del tuo staff da parte di Vitto. E poi anche complimenti alla Praese, un vero mister che sa fare giocare a calcio le sue squadre, trasmettere tranquillità. Un buon in bocca al lupo e forza Praese. Poi sono stati tanti, ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, non li possiamo leggere tutti, ma piano piano. Anche perché tra poco c'è la partita tra Fiorentina e Sampdoria, seguita dalla nostra emittente con Giovanni Procella e i suoi ospiti. Noi vi ricordiamo gli appuntamenti, lunedì con speciale Lega Pro, poi il lunedì pomeriggio a partire dalle 19, martedì pomeriggio a partire dalle 19, campionissimi con Silvia Rovegno e Simone Maggi. Poi a partire dalle ore 20 e 21 Graziano Cesari con
Assist Show, dove si andranno ad approfondire i temi di Genoa e Sampdoria, Spezia, Savona e la migliore partita dei dilettanti, in questo caso Magrazzurri finale. Venerdì avremo, giochiamo in anticipo sempre con Graziano Cesari e lo staff di Dilettantissimo per andare ad anticipare i temi della domenica pomeriggio, anche se domenica ci sarà il campionato che è fermo, vero? Lo sapevi? Sì, lo sapevo. Invece il Savona giocherà in anticipo con il Venezia alle ore 14:30. Sabato pomeriggio, brava. Noi salutiamo Emanuela Guerra. Ciao Claudio, grazie a tutti. Buonasera. Stefano Sommariva. Ciao Claudio, grazie. Davide Palermo, che se non troverà la squadra, domenica pomeriggio ti vogliamo ospite con noi. Sarò qua. Per la diretta di A Tutto Calcio. Ti sei divertito comunque, anche se sì, era 4 ore. Sì, è stato molto bello. Divertente. Abbiamo parlato di calcio, quindi a 360 gradi. E poi salutiamo il nostro maglia arancione, allenatore della Fraese, avresti dovuto avere la maglia blu, verde, visto che sei dalla Fraese, certo. Riccardo Cazzola. Con questo è tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Primo Canale Sport. Tra poco Sampdoria Fiorentina con Giovanni Porcella, non cambiate canale. In collaborazione con Books and Chi, libri e logistica a Genova Bolzaneto. Questo programma è stato offerto da Caffetteria Amleto, Eurosystem, Forfit, Sapori di Sori, Sosta Obbligata, J-Class, La Vetta.